Dottore, com'erano prima le liste d'attesa, prima della pandemia, per interventi importanti? Quindi parlo di neoplasia, la prostata, ai reni. Com'era la situazione? Mi faccio un raffronto. Ma prima erano liste d'attesa regolari, i pazienti venivano operati quasi sempre entro i limiti che sarebbero i famosi 30 giorni, no? Adesso ovviamente non è più possibile. Non è più possibile perché innanzitutto ancora abbiamo le liste d'attesa da smaltire. Quando c'è stata la fase acuta del Covid, che abbiamo dovuto sospendere quasi totalmente l'attività chirurgica, per fornire il personale alla rianimazione Covid. E oggi la situazione continua a essere drammatica, no? Soprattutto per quanto riguarda l'urologia. Noi abbiamo tantissimi pazienti oncologici, ma proprio tanti, decine e decine, ma di patologie oncologiche anche gravi, perché ancora stiamo vedendo tumori o neoplasie in stato avanzato, perché col Covid purtroppo c'è stato anche un ritardo della diagnosi, i pazienti sono controllati di meno, magari soprassedendo a dei sintomi che potevano svelare un tumore all'inizio e poi vengono fuori queste situazioni drammatiche che noi purtroppo dobbiamo affrontare nel più breve tempo possibile. Quindi neoplasie avanzate che dovrebbero essere operate subito, ma noi non riusciamo a farle. Perché non riuscite a farlo, dottore? E perché continua a esserci la richiesta di personale da adibire alla rianimazione Covid. Oggi abbiamo solo due malati ricoverati, mi sembra di aver capito così dalle ultime notizie, due malati ricoverati, ma questo ovviamente ci Assorbono i toglie, rianimatori che poi non assorbono i possono stare in rianimatori, sala che non possono operatoria. stare in sala operatoria. Che significa tutto questo? Cioè c'è preoccupazione nei giorni a C'è tanta venire? preoccupazione sia da parte mia, perché sono anche responsabile del blocco operatorio. E quindi questa preoccupazione la condivido con gli altri chirurghi che sono molto allarmati. Non sappiamo come fare. Quindi io faccio un appello all'istituzione, alla direzione, che ci diano una mano per risolvere non solo il problema Covid che esiste, ma forse esiste un problema che è ancora più importante, che è la patologia neoplastica, che colpisce e fa morire lo stesso. Ecco, però in tutto questo c'è il braccio di ferro politico, no? Con i trasferimenti all'ospedale Covid di Pescara, c'è una botta e risposta. Cosa ne pensa di quello che sta accadendo? Ma io non voglio entrare in queste dialettiche politiche, no, non mi interessano. So che poteva essere utilizzato quell'ospedale come lo sappiamo noi, ce lo immaginiamo tutti ovviamente. È stato fatto apposta per avere un punto di riferimento regionale. Così non si risolve il problema. E quindi certo, e quindi state nelle condizioni Sì. di... No, può spegnere, dottore, tanto insomma, questo per farla capire che la cercano. Quindi state nelle condizioni di dover dire no, aspettiamo, vi chiamiamo noi quando Sì, possiamo. Ecco. aspettiamo. Secondo me, per utilizzare al meglio l'ospedale Covid, forse bisognava trovare un compromesso tra personale che doveva essere adibito, perché mi è sembrato di capire che si era trovata una soluzione, nel senso noi forniamo la parte logistica, la struttura, però le altre ASL dovrebbero fornire i rianimatori. Certo, Forse non si sono messi d'accordo per d'accordo su questo. come fornire i rianimatori o il personale, così, però forse ci Certo, serviva una concertazione un po' più migliore approfondita e e migliore. approfondita. Da ultimo, quindi lei in sostanza mi ha detto che i rianimatori per due sole persone in terapia intensiva vengono tolti ad una sfilza di interventi pregressi Beh, e a certo, patologie tumorali su cui perché agire su. anche per una o due o tre o quattro o fino a sei, ovviamente serve un gruppo di rianimatori. Sono cinque rianimatori, credo di non sbagliare, cinque o quattro rianimatori o anestesisti, Anestesisti, diciamo, rianimatori, anestesisti che certo. ovviamente vengono tolti dall'attività chirurgica.